Good morning, Genova. Ha ragione Luca Borzani quando dice di non condividere questa metafora bellica parlando di epidemia da coronavirus. E d'altronde la Genova del 2020 non è certo il Vietnam della fine degli anni 60. Gli effetti della guerra sono terribili e ben più gravi di quelli che sono prodotti da un'epidemia. Però ci siamo cascati anche noi, chiamando questa trasmissione Good Morning Genova, che richiama indirettamente la guerra in Vietnam. E tutto sommato è un po' per questo richiamo bellico e anche perché non sono un attore comico, che comunque mi impediscono di salutarvi con la verve rassicurante di Robin Williams. Invece sono Leonardo Chessa, chirurgo, e oggi, 9 aprile 2020, vi dico la cosa che tutti vogliono udire. E vi dico da medico che io sento ora che la malattia può essere vinta, che è veramente cominciata la fase di guarigione, a patto che si mantengano l'attenzione e il rispetto di sé e degli altri, che è il significato vero della formula distanziamento sociale. Il distanziamento sociale si potrebbe intendere come il trionfo dell'individualismo, invece il rispetto di sé e degli altri è al contrario la misura che è più efficace per proteggere se stesso e gli altri, e nel contempo anche gli altri, contro la diffusione del contagio. D'altro canto, il sentimento diffuso di solidarietà e gli atti di generosità che sono dispiegati in questo momento da parte di tantissime persone è il vero antidoto a quello spirito di individualismo tanto celebrato prima, nella nostra società, prima del coronavirus. Quindi vi dico, sono ottimista e dovete esserlo anche voi. Ottimisti, ottimisti senza trionfalismo, ovvero restate a casa ancora per un po', ma più sereni. Di questi giorni il vocabolario dell'epidemia è uscito da questo vocabolario, è uscita prepotentemente, direi, una parola: idiota. Allora leggo nel mio vecchio dizionario della lingua italiana, idiota, dal greco antico idiotes. Come termine medico significa imbecille per congenita infermità mentale. Il significato vero dal greco idiotes era semplice cittadino, uomo privato, rozzo e inetto a partecipare alla cosa pubblica, ovvero inadatto a partecipare alla cosa pubblica. E il governatore Toti, la scorsa settimana, ha reso popolare questo vocabolo un po' offensivo, dedicandolo a quelli che per lui sono cittadini irresponsabili. Però spesso le parole e le responsabilità sono come dei boomerang e tornano indietro. Vorrei far vedere la prima foto in cui si vede, siamo dalle parti di Sestri Ponente, probabilmente dall'aeroporto, si vede, è un po' piccola la foto, però al centro di questa foto c'è il governatore Toti. Tutti costoro stanno facendo un assembramento vietato dalla legge e anche dal buon senso. Vi sembra questo un comportamento responsabile? Farei vedere adesso la seconda foto. E qui riconoscerete Piazza dei Ferrari, un gruppo di persone dietro i quali
vi è un camion, e lei il camion, a sinistra c'è il Palazzo della Regione. Il camion sta trasportando delle mascherine chirurgiche donate dalla Repubblica Popolare Cinese. Vedete anche che l'unico che riesce a portare la mascherina in maniera corretta è il rappresentante cinese, gli altri. In termini diplomatici, questa foto viene chiamata photo opportunity, ma a me questa sembra veramente inopportuna per due motivi. Il primo, più banale, perché tutti i partecipanti della foto non sanno come utilizzare la mascherina chirurgica, tranne appunto il rappresentante cinese. E qui si vede anche il governatore Toti con l'assessore, con la felpa della protezione civile, l'assessore Gian Pedrone, che in questo ruolo di assessore della protezione civile, da anni avrebbe dovuto prevenire con un magazzinamento di dispositivi di protezione individuale. E invece gli amministratori liguri hanno pensato bene di investire invece un po' delle loro risorse nell'acquisto di tappeti rossi per promuovere la loro Liguria. Possiamo togliere anche la foto adesso. Assieme al sindaco Bucci. Ricordo che il primo cittadino è per legge il responsabile primo della salute di tutti i suoi concittadini. Dicevo, assieme al sindaco Bucci, quegli amministratori regionali hanno investito risorse per abbellire la città di ombrellini colorati. Naturalmente pensavano poi di utilizzare per fare il tessuto, per fare delle mascherine chirurgiche. Ma il secondo motivo di quella foto, per cui critico quella foto in opportunity, è che quel camion che trasportava i dispositivi di protezione individuale era destinato agli operatori sanitari, però è arrivato al 118 San Martino la mattina dopo. Forse qualche ora in più di protezione in corsia sarebbe stato più responsabile che l'utilizzo sbagliato, d'altronde, per fare una semplice foto elettorale. Purtroppo quella parola idiota pronunciata dal governatore Toti ha finito per colpire, come fuoco amico, anche un alleato leghista. L'avvocato Bertorello, consigliere comunale, delegato da Bucci alle attività legali del comune, e che è stato sanzionato dalla polizia municipale per un'uscita di casa senza valido motivo. È interessante la promessa o la minaccia dell'avvocato Bertorello di querelare i due vigili urbani, che sono i vigili urbani della città della cui amministrazione lui è anche parte. Un'ultima questione in merito alla parola idiota, ma non in senso medico, ma come l'intendevano gli antichi greci, cioè inadatto a partecipare alla cosa pubblica. Ricordate la domenica 23 febbraio, quando è stata scritta la prima ordinanza regionale con la chiusura delle scuole e il divieto di assembramento? Bene, quella stessa sera era stata programmata e non è stata annullata una grande cena elettorale del centrodestra con 1.500 persone, e con l'immancabile presenza di Matteo Salvini, naturalmente anche di altri lombardi che venivano dalla zona rossa. E in piena emergenza, con la consapevolezza che gli assembramenti di persone erano e sono un grave rischio. Insomma,
Questi amministratori, questi politici non sarebbero da definirsi inadatti a partecipare alla cosa pubblica? Beh, dunque, andrà tutto bene, ma soprattutto, senza di loro, andrà tutto meglio. Arrivederci alla prossima volta.